Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi finalmente per presentarvi la nostra cara amatissima old stream di Black Sheep Modding. Finalmente è approdata nel nostro Farming Simulator 19. Sono qui per ripresentarvela perché appunto è una mappa must have, è una mappa che arriva già dai capitoli scorsi di Farming Simulator, ma appunto voglio doveroso da parte mia darci un occhio, anche perché ci sono delle nuove zone che io non avevo mai visto, che derivano diciamo dall'ultimo update del 17, e comunque è un'occasione un attimo per rivederla, per rinfrescarvi la memoria. E comunque ben sapete che questa è un'opera d'arte, io per le opere d'arte ci sono sempre. Voglio inoltre appunto dire che io farò ovviamente una rivisitazione globale della mappa, perché sono sicuro che qui all'ascolto c'è qualche nuovo player che è arrivato in questo capitolo di farming e magari questa mappa non la conosce, non l'ha mai vista, non sa, eccetera. Quindi io dico anche, mi rivolgo a queste persone che se non hanno mai visto una presentazione mappa, mappe da parte mia, vi dico che appunto io vi spiego per filo e per segno tecnicamente tutta la mappa, in modo che voi quando avete finito di guardare il video sapete già giocare, non avete bisogno di andare in cerca di trovare questo e quell'altro. Quindi sono presentazioni, spiegazioni tecniche, non mi soffermo sui dettagli della mappa perché veramente sarebbe una presentazione infinita, ma appunto per quanto riguarda il discorso dettagli, io faccio una scrematura davvero davvero minuziosa delle mappe, quindi quello che vedete presentato da me ha un certo spessore, ha un certo valore, quindi potete tra virgolette star tranquilli che il prodotto che vedete nei miei video vale, è molto valido. Poi logicamente ragazzi miei, le mappe sono a gusto strettamente personale, è una cosa che vi deve piacere, vi deve colpire, come a me una mappa del genere può piacere, ad un'altra persona non può piacere. Questo è un altro discorso, un altro paio di maniche. Comunque, appunto, questi video di presentazione di mappe devono essere un attimo uno sprono, tra virgolette, per un ipotetico download, per un'ipotetica prova. Voglio che insomma possiate vedere un attimo preventivamente com'è la mappa, senza che magari la scarichiate, perdete 2 ore a guardarla, eccetera. Invece con un mio video così potete un attimo rendervi conto di com'è diciamo la questione. Vi dico subito, ragazzi miei, che questa che vi sto presentando è una prima versione, una V1.0.0.0. Ben sapete che le mappe sono molto soggette a fix barra update, quindi state un attimo all'occhio che eventualmente prossimamente usciranno degli aggiornamenti e dei fix disponibili per PC e console. Quindi, prima di iniziare il mio tour panoramico, direi di dare un'occhiata al PDA, giusto per un attimo mostrarvi com'è morfologicamente. Come dimensioni è diventata anzi una mappa media, comunque utilizzabile con mezzi medio piccoli, mezzi grandi, ragazzi, scordateveli, perché anche se tra virgolette riuscite a passarci, cioè riuscite ad andare nei campi, poi quando arrivate in farm lasciamo stare. Comunque poi a proposito di farm, Black Sheep ha fatto un accorgimento non da poco in questa versione 19, comunque vi spiegherò strada facendo. Dicevo, fattibilissima in single player. Se partite ovviamente con la carriera normale, ragazzi, avete già in possesso tutta questa zona qui, che è la zona della farm principale, lasciate stare il G3 che l'ho acquistata io. E, ok, come diciamo punti di interesse, eccetera, siamo alla base, quindi abbiamo 2 punti di vendita principali, una filanda, un fienile, il biogas, un distributore di benzina, il distributore di calce e la segheria, quindi come zone, eccetera, è molto, molto basilare. Morfologicamente appunto è un bel saliscendi, la mappa comunque, oltre che ad essere sempre fantastica, in questo 19, nella versione 19 è migliorata tantissimo.
tantissimo. Black Sheep ci ha fatto un lavoro davvero egregio, è fantastica. Dovete appunto, per rendervi conto, prendere un trattore, farvi un giro, guardarvi bene i posti, guardarvi i dettagli, perché dalle mie presentazioni, diciamo, non rendono quello che dovrebbero rendere. Comunque, parlando appunto di questione acquisti, eccetera, queste sono le zone, diciamo, acquistabili, i lotti acquistabili. Come ben vedete, sono tutti quanti quelli divisi dalle strade asfaltate principali o dai fiumi. Come prezzi siamo giusti, insomma, come ben vedete, non sono molto grandi, passiamo a 240.000, 253, 178, 101, 162, 208, ovviamente dipende dalla dimensione. Biogas è anche abbastanza contenuto, sono 141.000 euro. A discapito di quello della Fassbrunn che ne costa 300-400 mila, roba fuori di testa. Ok, a proposito di acquisti, qui a nord c'è una zona che ora vedete in chiaro nel mio video, ma quando iniziate la partita la vedete, diciamo, oscurata come queste altre laterali, che appunto riguarda una zona, un free space dove potete costruire quello che volete, ovviamente previo acquisto, che non è poco, sono 1.141.000 euro, ma comunque ha pensato, diciamo, a noi. E la questione che vi dicevo prima, magari potete anche usare mezzi grandi e quant'altro, se non volete incastrarvi in farm. Vi comprate questa zona, vi piazzate fattorie, quello che volete, fate un allargamento e vi piazzate qui. Poi adesso non lo so se nelle prossime versioni metterà lui qualcosa, ma non penso, perché ci sono queste zone, questa qui a nord-ovest oscurata, questa qui a est, non lo so, non vorrei che magari, secondo me qui ci sarà potrebbe esserci un ampliamento. Secondo me, però prendete con le pinze quello che vi dico, sono mie semplici teorie. Comunque, ok, questa è la questione della dimensione, eccetera. Comunque poi vedremo come si accede a questa zona qui. Ok, bene, parto subito con spiegarvi per filo e per segno tutta la questione farm. Allora, inizio da qui, beh, entriamo dal gate principale. Io, ragazzi, mi muovo così velocemente. Mi scuso se ogni tanto vedete il joystick, che è la visuale che va a destra, ma ho il fungo del joystick che sta veramente andando, voi sapete dove, quindi portate pazienza che devo sistemare. Ok, dicevo, qui abbiamo la nostra casa dove appunto possiamo riposare, vedete nell'F1 si può dormire col tasto R. Qui a sinistra abbiamo il nostro punto dove sistemarci i veicoli. Qui abbiamo la prima stalla che contiene le nostre mucche, possiamo entrare da qui. Questa prima porta ci dà accesso alla mangiatoia principale e questa porta qui laterale ci dà accesso alla possibilità di scaricare la paglia direttamente qui in lettiera. Ok, quindi beh, qui fuori c'è, ragazzi, il trigger per il latte, per appunto il prelievo del latte. Vedete che ci sono i bidoncini. Mamma che nervoso! Ci sono i bidoncini qui. Basta che vi piazzate. Mangiatoia. Poi magari per chi è nuovo che vuole esplorarsi in mappa, eccetera, consiglio vivamente agli inizi per capirsi meglio di attivare nelle opzioni di gioco l'indicatore di aree interattive, così giusto un attimo da capirvi. Io, tra virgolette, magari non serve che li attivo perché ormai di mappe, insomma, conosco, so ormai come girano, ma magari per chi è nuovo io ve li ho appunto lasciati giusto perché possiate anche vedere bene e basta. Comunque, mangiatoia per lo scarico della razione mista oppure anche dell'erba fresca è tutto in un unico trigger. Qui possiamo uscire, qua c'è l'etamaio. Gate e trigger per l'acquisto, vendita, carico, scarico degli animali. Ovviamente, ragazzi, i cancelli e quant'altro, portoni potete ovviamente chiudere. Qui c'è un altro secondo recinto che non fa parte di questa stalla. È un secondo pascolo dove potete appunto accedere all'acquisto dei vostri animali su questo trigger qui. Mamma, io prima della fine del video bestemmio perché, mamma, cioè, vabbè. Appunto, dicevo, trigger. Acquisto, carico, scarico, vendita degli animali, i bovini, l'etamaio, abbeveratoio e mangiatoia subito qui fuori. Se riesco a saltarla, ok.
Sempre stesso trigger per reazione mista erba. Qui potete passare con la pala per la pulizia. Stessa cosa la trovate anche lì davanti in questa mangiatoia. E ok. Qui fuori c'è l'idropulitrice. Eccola qua. Ok. Deposito per le nostre colture, qui ci sono i nostri silo. Attenzione che potete anche scaricare fieno, paglia ed erba fresca, quindi funziona anche come fienile. Qui ho già fatto i miei test, ho già provato. Come ben vedete, ho già 3.000 di erba fresca e 5.000, quasi 6.000 di paglia. Ottima sta cosa. Ah, qui fuori c'è un silo di calce. Qui escono le nostre uova, c'è dentro qui il pollaio, il trigger per la mangiatoia e l'acquisto delle galline è qui dietro. Eccolo qua. Facciamo il giro di qua, abbeveratoio per la prima stalla. Ah, a proposito del abbeveratoio, a proposito di acqua, ragazzi, i trigger d'acqua sono un po', tra virgolette, sparsi a random. Nel senso, l'acqua la potete caricare tipo qui per assurdo dove c'è lo stesso posto dello scarico, la potete ricaricare qui, insomma, ci sono un po' di trigger sparsi di qua e di là. Adesso non so se sia una sua intenzione per la questione che magari se fate la partita dello Start from Scratch vi trovate praticamente tutto tabula rasa, magari lui ha detto boh, metto qualche trigger qua e di là così magari l'acqua la si ricarica un po' ovunque e siamo a posto. Tanto è un trigger che non rompe le scatole a nessuno, non dà fastidio e penso sia questa l'idea. Poi non lo so, ragazzi, prendete con le pinze, comunque l'acqua la caricate praticamente ovunque. Comunque qui abbiamo tre trincee per il nostro insilato. E qua abbiamo la vasca dei liquami. Vi ripeto, ragazzi, i dettagli non sto qui a mostrarveli, non sto qui a farvi vedere nulla perché veramente starei qui ore e non ho, tra virgolette, tempo, ma guardatela perché davvero merita. Visto che siamo qui, vi mostro il punto di accesso per la zona, per il free space che vi ho accennato un attimo prima. L'unico punto di accesso è passare sotto la ferrovia. E qua trovate questo ampio spazio che potete acquistare e potete, diciamo, personalizzare come vi pare e piace. Appunto, prima ho detto magari piacerà a lui qualcosa, non lo so, ma dubito perché comunque è un'area chiusa, come ben vedete. Potete comprarvela, farvi la vostra farm, costruire quello che volete. Se questa insomma, della farm principale non vi piace la disposizione, potete sbizzarrirvi qui. Ottima questa cosa. Treno, ragazzi, non c'è, quindi non si può utilizzare. Ok, quindi procediamo con la nostra farm principale. Vi mostro il resto. Qui ci sono i nostri pig, gate, acquisto, vendita, carico, scarico, acqua, mangiatoia. Liquami che vanno un po' in collision con il portone. Lettiera la potete scaricare direttamente passando sotto qui. Vedete che c'è il trigger spostato, cioè praticamente è di fuori. L'etamaio qui. Potete aprirvi anche il gate di qua. Comodo. Qui ci sono i liquami, come vi dicevo. Eccolo qua. Usciamo, andiamo a vedere le nostre pecore. Qua c'è il luogo di spawn dei bancali, a mangiatoia per l'erba e il fieno e abbeveratoio. L'acqua la potete caricare anche qui, la potete caricare dentro sto fiume, si ricarica anche in mezzo al campo, si ricarica anche nel guado dall'altra parte, cioè come vi ho detto qua i trigger dell'acqua sono un po' ovunque, comunque insomma non è un fastidio, non è un trigger che rompe le scatole a nessuno. Ottimo, qui in farm ho terminato, come ben vedete comunque la farm è praticamente rimasta la stessa delle vecchie edizioni. Bella sta cosa comunque di avere tutti gli animali comodi. Ok, quindi facciamo un nostro giro panoramico. Si è sentito un tonfo al joystick. Mamma mia. Segheria, punto di vendita dei logs, che è rimasta sempre qui. Sì, poi ragazzi, come vi ho detto un attimo all'inizio, Black Sheep
ha il suo pollice verde per le mappe, oltre che averla un attimo convertita, è stata migliorata, è stata un attimo rivista, cioè, non ha fatto una conversione semplice, ma si vede che ci ha messo mano seriamente, si è impegnato, non ha detto buon converto, buonanotte, ciao, grazie. Cioè, anche gli spostamenti del biogas, di tutto quanto, ci ha lavorato su e si vede, insomma, si riconferma sempre il gran modder mapper che è, perché come ben vedete, come ben avete visto, insomma, è una persona che porta avanti i progetti, li finisce, è di parola. I dettagli veramente dei suoi lavori sono fantastici, quindi complimenti. Qua abbiamo punto di carburante targhiato MF. Qui c'era lo shop una volta, anche qui il centro città, la chiesa. Mi ricordo ancora la prima volta che uscì sta mappa, ragazzi miei, che razza di bomba insieme, mamma mia, quanti ricordi, quanti ricordi, quanti ricordi. Comunque, qui niente, c'è un'area praticamente vuota. Facciamo un olio cuore. Questa è la zona nuova per me, tra virgolette, nuova perché non l'avevo vista nell'ultimo update del 17. Qui troviamo appunto troviamo spazi molto più ampi, molto più grandi. Bella sta cosa comunque del connubio stretto piccolo, medio grande, e quindi diciamo ci possiamo un po' sbizzarrire. Ottimo sto accorgimento, bravo. Vedete, qui c'è la zona che non lo so, magari prossimamente vedremo, ma boh, comunque sono mie ipotesi. E ok, quindi arriviamo qui al biogas. Bello anche l'impianto qui, fatto molto molto bene. Abbiamo due grandi trincee digestore, che ho visto nella pagina Facebook, ragazzi, che parlava di un bug del terreno da fixare con il tool dell'editor dei cosi, perché c'erano degli affossamenti, delle buche, eccetera, ma io sinceramente non ho trovato niente che non vada. Insomma, io qua sono passato con la pala, con tutto, il trigger funziona, non c'è nessun problema, quindi non lo so se voi avete già provato, avete riscontrato qualcosa, ma secondo me insomma non c'è niente di strano. Trigger per la ricarica del digestato direttamente sotto questo tubo, qua vedete appunto già segnalato. Guardate che... Oh, cazzo di joystick! Ok, usciamo. Qui c'è un bel prato. Facciamo un giro. Comunque, ragazzi, io l'ho girata tutta con i trattori, pian piano, mi sono guardato le strade, guardate che fantastica, 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 fantastica. Ok, maneggio idilliaco, fatto benissimo, ben strutturato. Qua vi ho fatto anche il percorso ad ostacoli, se volete fare qualche galoppata, qualche girata con il vostro cavallo. Qui il recinto è praticamente quello di default, quindi stessa disposizione dell'interattività, quindi acqua, paglia, mangiatoia per il fieno e punto di acquisto vendita carico scarico, quindi non è cambiato, diciamo, nulla, è sempre uguale. Guardate che qua sto edificio. Wow, qua ragazzi non lasciatevi ingannare perché la strada ovviamente si blocca lì dalla rotaia, non potete appunto procedere, quindi facciamo il giro di qua, andiamo a vedere il primo punto dei due di scarico. Ecco qui, trigger è qui dietro. Sì, poi guardate anche qui, ragazzi, tutti i percorsi pedonali. Ragazzi, questa è una mappa con la M, tripla M maiuscola. Guardate che roba. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Comunque, allora, procediamo, perché sennò io qua mi perdo via.
Allora, avevamo girato dentro qui sul pedonale, quindi ritorniamo nella nostra strada che qui di fronte subito troviamo la filanda, punto di vendita per la lana, il trigger è proprio davanti ai pallet preposizionati, ecco qui, basta che vi avvicinate e scarica direttamente, qui c'è l'uscita. Guardate che qui il centro. Quando uno ci sa fare e basta. Questa strada porta allo store. Ok. Molto molto grande rispetto a quello delle versioni precedenti. Qui i mezzi spawnano qui dietro. Qui c'è il punto di officina. Qua c'è un'altra uscita. Allora, prima di fare questa strada di sopra, possiamo continuare un attimo da questa parte qua che vi porto al luogo del Mary's Farm per il nostro mattatoio per acquisto, vendita, carico, scarico degli animali e insieme ragazzi ci sono tutti i trigger per c'è anche il trigger per il fienile, per la vendita, paglia, eccetera. Questo è quello degli animali in corrispondenza qua delle balle e di qua vicino sulla rampa c'è quello del fieno. Ecco qui. Questo è rimasto invariato dalle versioni precedenti. Facciamo il giro dietro, giungiamo al secondo ed ultimo punto di vendita, che qui c'era il biogas, se non erro. Qui c'è una solita grata dove possiamo appunto scaricare i nostri rimorchi. E ok, qui giriamo a destra. Sì, come ben vedete c'è un bel saliscendi, non è piana, sono salite, discese, medie, non è proprio come tipo l'Alpental, la mappa per chi se la ricorda. Sì, fattibile, non c'è niente di proprio impossibile, è una cosa diciamo media come salite e discese. Ok, allora, qui c'era un'altra stradina che si entra da qua, sì, che possiamo anche fare il giro, c'è un piccolo guado che possiamo attraversare e arriviamo direttamente in farm. Ecco qua, che ho già provato a tagliare, a far paglia e tutto quanto, ho già fatto tutti i miei test. E ok, qui come ben vedete o da quella parte lì o da quest'altra, torniamo alla farm. Eccoci qua. E basta, io ragazzi miei, ho anche terminato il mio tour panoramico e spero di essere stato chiaro, spero di non aver tralasciato nulla. Un attimo che mi riguardo il PDA per sicurezza. Qua vi ho mostrato tutti i punti, sono a posto, filanda, fienile, munio per grano, punti di vendita 2, distributore abbiamo visto, stazione della calce, beh, silo, qua c'è la segheria, biogas. Ok, qui la questione farm, disposizione trigger, eccetera e quant'altro, spero di essere stato chiaro, insomma nulla di nuovo, nulla di complesso e basta. Io a questo punto, ragazzi miei, voglio un attimo sapere la vostra, voglio un attimo sapere anche da chi ha visto questa mappa, magari dal mio video per la prima volta, che magari non la conosceva e adesso era un attimo così intravista, cosa ne pensa? E basta, comunque mi rivolgo sempre, come ho detto all'inizio, un attimino a chi, è la prima volta che vede presentazioni mie delle mappe, avete visto un po' come opero, come gestisco le cose. Il mio video è un attimo, tra virgolette, tecnico, ma appunto è uno sprono per dire sì, dai, mi piace, l'ho vista, la scarico e ci do un occhio in prima persona. E poi appunto come ben vedete, insomma, se uno riesce ad arrivare alla fine del video, insomma, quando va a giocarci sa già tutto per filo e per segno, dove questo, dove quello, senza dover cervellarsi a capire cosa, come e quando. Ragazzi miei, mi fermo qui.
Passo la palla a voi, ditemi un po' cosa ne pensate, ditemi anche, voglio sentire dai berretti verdi di Farming come vi è sembrata la ripresentazione, la riproposta di questa mappa, se vi è piaciuta la dislocazione delle cose, la miglioria, se insomma, voglio sapere un po' come vedete questa versione del 19. Link in descrizione, tenete d'occhio per eventuali update e basta, se c'è qualcosa sono qui, fatemi sapere. Vi ringrazio per attenzione, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!